Ecco, dal punto di vista sanitario, per esempio, si è parlato tantissimo della Grecia perché il sistema è diverso, per esempio, da quello italiano. C'è un'assicurazione da pagare per avere appunto le cure, per esempio, ospedaliere. Adesso, con le misure che attueranno, quale sarà la differenza per un cittadino? Quello che riuscirà ancora a pagarsi l'assicurazione privata continuerà. Chi purtroppo ha perso il lavoro e quindi ha perso il proprio reddito sicuramente non potrà più pagare l'assicurazione privata e non può più entrare, diciamo, l'assistenza sanitaria nazionale. Questo è il grosso problema ora, perché purtroppo il welfare qui è stato distrutto e con questi tagli che continueranno a fare penso lo distruggeranno ancora di più. Il partito di Syriza Tsipras che tipo di impatto ha avuto sulla popolazione e sui cittadini? Diciamo, con la vittoria di Syriza, diciamo, il popolo, diciamo, aveva una speranza, perché comunque i vecchi partiti che hanno governato per oltre 40 anni qua in Grecia, che poi sono quelle che hanno rovinato la Grecia, diciamo, erano stati battuti, e quindi c'era questa speranza di gente nuova, almeno di politici che si pensava che andavano in Europa per sbattere i pugni sul tavolo, capito? Per dire basta a queste politiche di austerità, perché purtroppo la Grecia non ce la fa più. E pensavate che potesse avere un piano B, oppure questo accettare il secondo piano differente del solo 5% rispetto al primo vi ha spiazzato? Io non ho mai creduto che ci fosse stato un piano B, ti dico la verità. Io magari quello che pensavo è che forse in Europa, vedendo le condizioni della Grecia, avrebbero, diciamo, decisi un po' in modo diversamente, tipo anche il taglio del debito, la ristrutturazione del debito. Magari anche, diciamo, facendo, diciamo, le riforme che vengono chieste qui in Grecia, però almeno con una ristrutturazione del debito, cosa che invece in Europa, specialmente i tedeschi, non vogliono. C'è un'alternativa? O è l'unico partito che i greci devono continuare, diciamo, a supportare? Guarda, secondo me ora con i partiti politici che ci sono qui alternativa non ci sono, anche se si andrà a elezione penso che vincerà Syriza, perché comunque sono persone nuove, quindi diciamo non corrotte e quindi che non hanno legami con il vecchio regime di prima. Tu prima mi hai parlato che la stampa italiana ti ha fatto arrabbiare perché da italiano che vive ad Atene ha sentito delle cose che non sono vere. Se dovessi dire qualcosa a questi giornalisti, cioè magari hanno impaurito le persone, e, insomma, Atene si può venire, non guarda, ci sono mica pericoli. Non è il discorso del giornalista, quello è il discorso, diciamo, dell'editore del giornale, qual è la politica che fa l'editore del giornale. Se le loro, diciamo, politiche è quello, diciamo, di seguire, diciamo, la politica europea, allora tutti i giornalisti si sono messi in fila a dire quello che volevano dire. Quindi c'è stato come una specie di guerra mediatica nei confronti della Grecia. Dite quello, andate addosso alla Grecia, dite che i greci sono una razza di fannulloni che non vogliono lavorare, gli piace stare a solo al prendere il caffè o andare al mare. Ecco, questo è quello che hanno fatto, diciamo, i giornali italiani, molti, non tutti. Alcuni si sono distinti, hanno parlato bene, hanno detto le cose come veramente stavano.